Bentrovati a Sport News. La ginnastica Fabriano ha conquistato lo scudetto di ginnastica ritmica. La compagine marchigiana si è imposta nettamente nella Final Six andata in scena al Palaghiaccio di Folgaria, in provincia di Trento, dominando in lungo e in largo un atto conclusivo davvero a senso unico. Le campionesse d'Italia hanno messo le mani sul quinto tricolore consecutivo della loro storia, grazie alle prestazioni vertiginose delle due attuali stelle della ritmica, Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri, che sono state impeccabili in terra dolomitica. La diciottenne marchigiana, capace di trionfare nel concorso generale di Coppa del Mondo ad Atene e a Baku, ha incantato al cerchio, alla palla e alle clavette. La ventenne romagnola, invece, finalista alle Olimpiadi di Tokyo 2020, si è distinta al cerchio, alla palla e al nastro. In squadra anche Talisa Torretti. I campioni d'Italia si impongono anche nel secondo confronto della serie di finale scudetto, portandosi ad una sola vittoria dal terzo tricolore consecutivo, con tre match ball a disposizione. Così la Cucine-Lube Civitanova piega la Sirsefty-Kona de Perugia in 3-7, grazie ad un'altra prestazione di altissimo livello. Scopriamo di più nelle interviste realizzate ieri sera al termine della partita. Prima di tutto di iniziare bene, determinati, considerando ogni partita una partita secca, perché le finali scudetto sono questa cosa qua. Poi saper lavorare di squadra, credo che stasera ancora una volta, se non di più di altre volte, si sia vista, no? Tutta il contributo che ognuno dà con un pallone, con una ricezione, con una difesa, cambi, insomma, la squadra mantiene la sua identità, la sua mentalità con dei cambi, e questo è molto importante. E detto questo, in questo momento c'è da, come si dice in gergo, mettere la palla sotto il piede e alzare la testa, nel senso che ogni partita è una partita a sé, e quindi sappiamo che ci sarà da soffrire, come c'è stato da soffrire anche oggi. Io spesso dico che le squadre devono essere capaci di soffrire, perché anche quando vincono 3-0, magari meno di quando vincono 3-2 o di quando perdono, evidentemente, un po' da soffrire c'è sempre. Stasera credo che ci sia stato, nel primo, molto nel secondo, che siamo stati sotto. La squadra l'ha fatto con naturalezza, nel senso che è una cosa che si aspetta, e ha dimostrato, insomma, di avere un obiettivo chiaro, che era quello di cercare di giocare con la massima continuità possibile nel corso di una partita Sì, difficile. penso che è stato un buon inizio della partita e lo dovevo mantenere così tutta la partita. Il secondo set ho messo un po' di difficoltà, ma poi mi sono recuperato e ho continuato con un certo ritmo. Direi che il risultato è perfetto. Io prima della partita alla mia compagna avevo detto non sarà di sicuro una partita da 3-0, sarà una partita come quella che abbiamo giocato domenica a Perugia. Però è venuta fuori da parte nostra una prestazione, penso, una delle migliori di quest'anno, perché siamo riusciti a schiacciare l'acceleratore fin da subito e non lasciando loro uscire sul lungo, quindi dobbiamo essere più che contenti di questo. E domenica prossima, 8 maggio, alle ore 18, i cucinieri della Lube andranno in Umbria con l'obiettivo di guadagnarsi il settimo scudetto della propria storia in gara 3. Biglietti già sold out per questa trasferta in terra umbra. Ad aggiudicarsi un posto alla prestigiosa finale nazionale dei campionati italiani di biliardo, specialità stecca, è stato il maceratese Roberto Verdini, giocatore tesserato della società Bocciofila Maceratese, che ha conquistato un successo all'ultimo turno dei playoff, staccando il biglietto per Saint-Vincent dal 21 giugno al 3 luglio. Il calcio balilla entra nell'Olimpo della Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali. Il Consiglio nazionale delle CONI ha approvato la delibera che integra l'elenco delle discipline sportive ammissibili per l'iscrizione al registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche allo sport Giochi e Sport Tradizionali.
Con il calcio balilla il numero delle discipline ammissibili al registro sale così a 371. La decisione del Consiglio nazionale è stata commentata con grandissima soddisfazione dal presidente della Federazione Italiana Enzo Casadiddio, che ha ringraziato per primo il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano Giovanni Malagò. E con quest'ultima notizia sportiva è tutto per questa edizione odierna. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.